Amiche ed amici della Giovane Italia, buon pomeriggio da Daniele Burigana e benvenuti al Kickoff Sport Center di Cavallino in provincia di Lecce. Questa è Lecce-Catanzaro, terza giornata del campionato nazionale Under 17 Girone C. Non perdiamo tempo e diamo subito uno sguardo alle formazioni partendo dai padroni di casa. La squadra di mister Vincenzo Mazzeo scende in campo con il sistema di gioco 4-3-3. A difendere la porta del numero 1 Ciaccia saranno da destra verso sinistra Leone, Arsena, Vitale e Lattante. Risponde a specchio il Catanzaro del mister Rosario Salerno, anche in questo caso 4-3-3. A guidare l'attacco con la maglia numero 9 Pisano, alle sue spalle sulla destra Romeo, sulla sinistra Bruno. La prima occasione del match è per il Catanzaro e arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore del Lecce. Romeo recupera palla nella propria metà campo e riparte in contropiede. 2 contro 2, vede il movimento sulla destra di Bruno e riesce a servirlo in profondità. Il numero 10 controlla e calcia ad incrociare con il destro. Ciaccia non può nulla, 1-0 Catanzaro al nono minuto. Devastante il contropiede dei giallorossi. Ottime le manovre in fase di costruzione da parte del Catanzaro, come in questo caso con Ramondino che riesce a trovare Bruno tra le linee. Il numero 10 scarica su Romeo che vede la sovrapposizione sulla destra di Collaro e riesce a servirlo. Cross in mezzo di prima intenzione, girata di Pisano, miracolo di Ciaccia che salva il risultato al 27esimo. Il Lecce ci prova sul calcio di punizione affidato al destro di Di Pasquale. Madia non trattiene, il più veloce di tutti sulla ribattuta è Arsena che riequilibra il match e fa 1-1 al 45esimo. La prima occasione della ripresa è per i padroni di casa quando Zanotel serve al limite dell'area Paglialunga. Il 4 si libra di un uomo, prova la conclusione, rimpallata occasionissima sul destro di Zanotel che però spara altissimo. Reazione del Cosenza che arriva pochi minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra. Pallone a rientrare, Ciaccia non trattiene, resta lì, ne approfitta Ramondino che in girata colpisce il palo, si salva il Lecce al 17esimo. Ancora ospiti in avanti, Capitan Tassoni alza un lob all'indirizzo di Romeo, l'11 controlla col destro, calcia col sinistro e la spedisce dove Ciaccia non può arrivare. Eurogol di Romeo che riporta in vantaggio il Catanzaro, 2-1 al 21esimo della ripresa. Reazione del Lecce al 30esimo. Dopo un campanile, Portaccio entra in possesso di palla e sfida tutta la difesa del Catanzaro. Costretto a ricominciare, riparte quindi da Perrone. Il 10 scarica su Di Pasquale che in mezzo al campo si libera abilmente di un avversario con una Veronica. Serve Perrone sulla destra. Il numero 10 entra in area, calcia con il destro ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. 51 sul cronometro per il direttore di gara, non c'è più tempo, Lecce Catanzaro finisce qui sul punteggio di 2-1 per gli ospiti, decisiva la rete di Romeo nella ripresa.